sono dei ragazzi che durante la sfilata sotto la maschera hanno pianto, perché veramente c'è il calore della gente, si sente, cioè gli fanno gli applausi, tutte queste foto. E ho visto delle persone che si emozionano parecchio. Bello. Le stradine e i vicoli di Castiglione Fibocchi ogni anno si tingono dei colori del carnevale dei figli di Bocco, creando una magica atmosfera nel piccolo borgo. La manifestazione, giunta alla sua 19ª edizione, è nata da una piccola idea di un gruppo di amiche che, armate di ago e filo, iniziarono a cucire magnifici abiti in stile barocco. Perché noi quando partiamo siamo abbastanza decisi, arriviamo in fondo. Insomma, in genere ci riescono sempre bene. Le creatrici siamo tutte, siamo tante, siamo poche, diciamo, perché ora non c'è più una creatrice. Siamo diverse, insomma, siamo delle signore più che altro che si cuce, poi ci sono quelle che pensano a pitturare le maschere, quelle che pensano a tenerle sempre, a riguardarle, a ristrutturarle. C'è dei signori uomini, uno bravissimo che noi tant'è vero lo chiamiamo Leonardo perché riesce a fare tante cose. Tutto a mano da noi. Quello, per esempio, ci saranno circa 2000 metri di tulle a rotoli. Dove trovate queste stoffe e come le scegliete? Secondo noi piacciono i colori, perché il nostro è un carnevale un po' barocco, che è il colore soprattutto, e le pietre che danno risalto ai nostri costumi. Perciò è una ricerca un pochino accurata. Non è facile trovarli, però, come vi ho detto prima, un po' a Dubai, un po' a Milano, un po' a Firenze, dove li troviamo e dove li prendiamo. Noi qui in questo piccolo borgo, soprattutto noi donne, abbiamo sentito il bisogno di uscire fuori dalle nostre case la sera, perché cioè, dopo che abbiamo sistemato la casa e tutto quanto, ci fa piacere ritrovarsi qui, parlare, mangiare la crostata, bere un vinzantino, ritrovarsi insieme, magari anche litigare, però diciamo che le ore che si passano qui sono molto belle, è proprio lo stare insieme che ci piace.